È pronto, è pronto il signor Collaro, che oggi però non gioca, oggi fuma fuori al campo. Fa il mister, fa il mister. Tocca ai suoi LNG affrontare il Real Madrid, la seconda partita di questa giornata 4 nella settimana numero 6 della quindicesima edizione dello Sbordone League, che ha visto poco fa vincere i Panathinaikos contro i Perdifumo. Perdifumo che fino a questo momento non avevano mai subito la sconfitta, due vittorie su due partite, erano a 6 punti, scavalcati in questo momento dai Panathinaikos, che dopo 4 partite vanno a 9 punti agganciando i Golden, che oggi non riposano, anzi che oggi riposano e non giocano, dovranno recuperare il match contro gli Asmatici, riposano per questa domenica, anzi per questo sabato, il turno gli Ammacchiaioli. 0 punti per gli LSNG, che hanno perso l'ultimo match contro gli Asmatici, che sono saliti a 3 punti, mentre la squadra del Cole Colella in svirgolata di Stavola, attenzione al sinistro, fuori. Real Madrid che dopo due partite sono a 3 punti, hanno vinto contro gli Asmatici, poi hanno perso contro, se non erro, gli Ammacchiaioli, aspetta che controllo. No, gli Ammacchiaioli, ho sbagliato, sono a 0 punti. Settimana scorsa, anzi, due settimane fa, i Real Madrid hanno perso 4-0 contro i Pata. La Silver è stata ferma per 2 settimane per il rimodernizzamento, se si dice così, del campo B. San Rocco, che ci ospiterà domani per le partite di Titanium, Star e Gold. Andiamo a vedere le formazioni dopo questo ampio pre-gara. La formazione di Collaure è praticamente una Scalzi team, perché sono praticamente organizzati da Francesco Scalzi, gli otto di Marco Collaro, che è qui fuori. Marco, ci puoi dire un po' la formazione? In porta c'è Stavola, al centro dovrebbe esserci Siciliano, al lato sinistro Lucci, lato destro vediamo un po' chi si schiera a destra. Chi è il centrale della difesa? Siciliano, sì, a destra Cardore. Centrocampo con Scalzi, sportiello di Napoli. Vediamo un po' chi gioca avanti. Signor Collaro, la punta? Gioca a due punte lei? Sì? 3-2-2? 3-2-2 allora. Le due punte sono Cardore e... quindi sportiello gioca a punta? Scalzi. Ok. Di Napoli, che non gioca con i Golden, allora ha deciso di presentarsi alla corte di Collaro. Eccolo di Napoli, finta il tiro, si addormenta. Qui Buddha gira di testa sul fondo, c'è il campanile che affianca. Ok, perfetto, quindi Cardone, non Cardore a destra, sportiello in avanti con campanile a disposizione, Positano. I ragazzi in maglia arancio, c'è anche Paolo Pino, il fratello di Enzo Pino, che è una leggenda, per chi non lo sapesse, una grande leggenda Enzo Pino, e lo saluto, l'ex compagno di squadra. Attenzione perché qua Stavola fa un pasticcio, fallo di Buddha però. Il Real Madrid, c'è Starace in porta, non c'è faccenda, al centro Colella, ai lati Traversino e Simeone, mediano basso Dario Bocchetti, mamma mia. Sembra Mancini nella Roma. Mezzali, Luca Passaro e Meloni. Avanti Giazzetta. Non c'è nessuno a disposizione per il Real Madrid. Starace, Simeone, Bocchetti. Si gira in mezzo a due. Sale Bocchetti. Ancora l'1-2. Poi però si lamenta con Claudio. Starace di nuovo a Traversino. Meloni nel traffico, dal traffico esce a Bocchetti. Avanza un po'. Bello il pallone per Traversino, un po' in ritardo. Scalzi la porta. Sportiello. Tocco ancora insistito, poi la palla sbuca alle parti di Meloni, 3 contro 3. Anzi, 3 contro 2, Siciliano in gran chiusura, Bocchetti apre, Buddha col ginocchio, controlla e prova dentro, Lucci chiude il buco, palla che arriva
al giocatore degli LSNG che riparte campanile per Scalzi. Scalzi arma il mancino, Starace, così e così. Sul tapin non c'è nessun LSNG, c'è Ciolo. Va lungo linea. Che palla per Buddha, di tacco però serve Lucci, non è un compagno. Stavola. Senza calzettoni questa partita, Stavola. Sale Lucci, poi 1-2 con Di Napoli, attaccano. Lucci e Di Napoli. Finta il tiro Totò e va da Scalzi. Pallonetto dentro, non male il colpo di testa, non arriva. Ora Meloni. Chiude Sportillo. Dentro con le mani. Passaro non la trova, la trova Stavola che va da Totò. Attaccato alle spalle dal Ciolito. Sale Di Napoli. Tocco per Cardore che non arriva. Allora Cole verticalizza. Buddha non aggancia. Allora entra Double P, Paolo Pino si mette in avanti, quindi non è il ruolo di Enzo che è un difensore centrale, a volte mediano. All'occorrenza a 11. Avvicinati, avvicinati, uno che sono dà usciti mano. Campanile e Sportiello con l'aro da indicazione ai suoi. Sale Positano. Centralmente Totò Di Napoli. Ora Lucci, può anche provare il destro da là, eh. Scalzi nel traffico per Positano. Lucci colpisce Di Napoli che gli bestemmia anche addosso, parte Passaro, chiude siciliano. Antonio, gioca qua se non vuoi tornare. Passaro per Meloni, intervento di Sportiello. Meloni corto, Buddha la sfiora solamente, poi arriva Cole, Pino col corpo, un po' di sola. Scalzi, cambia tutto. Bocchetti intercetta. Sale Ciolo, Bocchetti lo ignora. Va da Meloni, palla dentro per Buddha. Tutto solo Passaro, vantaggio Real Madrid, azione lenta ma combinata e perfetta. 1-0. Scalzi, tocco nello spazio, Ciolito e poi però viene pressato, arriva Sportiello. Poi va giù. Lucci, Lucci, Lucci. C'è il lancio. Salta Pino, prolunga verso Di Napoli, lunga. Starace. Va al fondo lungo. Lucci okay, col mancino. Fuori, fuori, fuori. Colpo di testa. Si mette a 3 ora la formazione di LSNG, giusto? Vabbè, te l'ho detto. Meloni in verticale. Scalzi. Di là. Lucci non arriva. Testa fissa e centrocampo. Arrivo pallone, non ti preoccupare. Non rispetta l'area tecnica il signor Collaro mentre Stavola mette fuori. Il direttore di gara non si fa però impressionare dalle proteste del Collarone. Scalzi mette un piede, occhio a questo pallone centrale, dentro Verpino lungo. Buona, 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 oggi non fa niente. Oh, passo indietro, oh. Meloni, Buddha, 3 su di lui, perde il possesso, Scalzi col tacco, regala a Passaro, Buddha al piano la sfera, tirato un po', lavora il pallone, a Lucci addosso, arriva Meloni di punta. Siciliano. Sbaglia, perde il possesso Buddha. Per Meloni, che alza un campanile inutile, salta bene Lucci, Traversino e Bocchetti sul pallone, alla fine esce Roberto Traversino, palla al piede, si accentra, prova in porta. Sulla seconda c'è Di Napoli, 3 contro 3, provano gli LSNG, Totò spara sul Cole. Si ritorna dietro, ma troppo dietro, Buddha, forse c'è un contatto, ma in area di rigore Iazzetta. Mette il piede Lucci. Chiude Lucci, si va centrale, Pino, controllo così e così, ma efficace, poi prova, Pino. La mano di Collaro, solo, pressing alto ora della formazione in casacca arancio, un po' spaccata per la squadra, allora esce Traversino, che va da Meloni, tocco dentro, palla che scorre, calma, calma.
Arpiona il pallone positano. Scalzi. Bravo. Ora motore da voi. Motore da voi. Di Napoli. Scalzi si sovrappone. Di Napoli per Scalzi. Scalzi cross. Colpo di testa di traversino. Buona così. Meloni. Parte Buddha. Palla sul fondo. Lucci. Positano di Napoli. Si abbassa e riceve Sportiello. Positano perde il possesso. Bocchetti. Torna veloce. Sale traversino, serpentina, poi la palla viene recuperata dagli LSNG. Ancora traversino, tocco di per il Ciolo. Ciolito va avanti. Sponda di Buddha, autosponda che mette in movimento, passa in area di rigore, fondo. Gran copertura di Lucci. Date una mano, date una mano. Subito di Napoli. Porta il pallone, si accentra di Napoli. Alza la testa, prova lui, Starace. E poi gol! Ha segnato la formazione degli LSNG, esultanza strana, ma è gol. Gol del Toro. Segnato campanile, ci ho messo almeno un quarto d'ora a capire. E allora, 1-1. Errore però di Starace sul tiro di Napoli. Bocchetti, rasoterra, Stavola. Di Napoli così, va via, Passaro, sale ancora, top skipper di Napoli, Sportiello, di Napoli, tanta tecnica per i ragazzi in casacca arancio, piccolini ma tecnici, rimessa per gli LSNG, sono tutti avanti, palla per Positano, di Napoli esce, Lucci, allargati, fatti vedere, verticalizza sul taglio, Lucci, di Sportiello, anzi di Campanile. È buona l'idea, però allarga. Bocchetti in pressione, salta subito il suo avversario con un tacco, poi proiettile. Buddha, Passaro, prova a entrare in area. Lucci, copre. Mirko Stavola. Sali, Posita, sali. Scende ora Positano. Punta la porta, vada di Napoli, occhio al destro, di Napoli, finta, poi prova, Bocchetti mette il piede, si addormenta per un attimo Cardone, poi Meloni, punta ancora Cardone, palla per Buddha, Lucci, esce bene, sale Lucci, apertura per Sportiello, dentro il tocco per Campanile, il via di Colella. Sbilanciata la formazione in casa a Carancio, ma la palla è lunga. Dai, non fa niente. Non saltare. Finta il tiro Sportiello. Va in verticale Murato, Cardone sulla sfera, si libera bene della pressione di Meloni. Arma in sinistro, scodella in mezzo, Ciolo di testa. Torniamo veloci. Buddha di petto. Sbuca alle spalle un avversario, era Cardone, poi mette il piede Lucci. Meloni, Bocchetti, ancora Meloni, su quella parte di campo un po' allagata, palla dentro, Buddha, piedone di Stavola. Calcio d'angolo Real Madrid, palla dentro, secondo palo, Bocchetti, la palla è vacante, Bocchetti, tacco Stavola e poi rinvio. Cole, non arriva, traversino sì, inizia di nuovo a piovere. Scivola! Palla in aria, Buddha la lavora, Meloni alta. Positano liberato di Napoli. Lucci sali un po', vai palla al piede. Sale Lucci. Palla morbida che schizza. Starace va lungo, passa non la trova, la trova Positano che passa e poi dentro il pallone Cole, sale lui,
Occhio che vuole attaccare il Cole, 4 contro 2, Bocchetti alta. Che sta dicendo il Cole? Buono pa. Buona la champagne, riusciamo. Traversino e Colella su quel pallone, occhio che Traversino se ne va così, mezza 4. 4 contro 2, ha fatto tutto Traversino e la porta ancora dentro Meloni. Il gol del Real Madrid, ma ha fatto tutto Robertone, Traversino, partita dalla difesa. E poi Cole lo mena. 2-1 Real Madrid, bella partita. Non esce, sarà fondo per Sarace. Ciolo con le mani. Occhio a Buddha contro siciliano che mentre parla protesta, attenzione, marca, fa tutto siciliano. C'è rinvio di Stavola. Bocchetti insegue Sportiello, tocco dietro Scalzi. Tocco per Cardone. Scalzi. Doppio passo, prova a saltare Traversino, l'ultimo tocco è del terzino del Madrink. E allora la rimessa è per Pino, scivola il pallone alle mani, Cole sbuccia, occhio a Positano che non è un tiratore. E allora va col sinistro Scalzi. Occhio a Buddha che crede ancora in questo pallone, l'arpiona dentro il passaggio per Passaro che lavora col tacco. Serie di cose strane lì in area di rigore, poi Pino di petto, Scalzi. Ok, calma, calma, ce la pure dietro. Cerca il sinistro dentro, Ciolito rinvia. Sbaglia la rimessa Positano. Palla con le mani di Ciolo per Buddha che col ginocchio controlla, poi col toppo di testa, Meloni al volo, esce il siciliano. La palla è ancora per il Madrinco, Traversino fa il giro. Ancora Traversino in area di rigore, non la perde. Traversino libera il destro. Positano frappone, poi campanile. Arriva anche il Scalzi. Trovato Pino. Lavora, la lavora, dalla, ok. Cardone. Pallone che non esce. Arriva Scalzi. Scalzi prova. Cole devia. Con le mani dentro. C'è una deviazione con le mani, fortuita, destro a giro. Sbaglia questo passaggio Traversino, un po' timido, ma pallone che gli ritorna. Primo tempo, 2-1 Real Madrid sugli LSNG di Marco Collaro. Allora, questo signore ha detto che ieri sabatino non arrivava a Natale, il mio Wimbledon, ieri ha subito una sconfitta triste veramente, mamma mia. E allora, anche Collaro non se la cava benissimo, calma, con l'SNG. 2-1 sotto contro Real Madrid. Okay, okay. Vediamo chi non arriva al panettone tra Sabatino e Collaro. Prova a passare qua la palla verticale, occhio a Colella Bocchetti. Pino, sfonda Pino. Buddha sterza due tre volte, piazzetta la piazza, Stavola la prende. Ok, ok, fatti vedere vicino, fatti vedere vicino. Perde un bruttissimo pallone Positano. Passaro tocca a porta vuota. Occasionissima Real Madrid non sfruttata. Allora sale Sportiello, Cardone, Sportiello ancora, la tocca solo. E poi di nuovo Passaro. Meloni col petto, Bocchetti ha un buon spazio per il tiro. Va da Buddha, sfonda, no, Giuliano chiude. Petto di Cole, scende lui, Passaro e Arancio.
Traversino, ancora una buona uscita. Meloni 1-2. Traversino ancora, invita Meloni. Altro scambio, Stavola. Positano per Campanile. Bravo Campanile. Cardone. Scalzi. Campanile vuole il pallone lì. Sportiello. L'1-2 non si chiude. Arriva Siciliano. Mette fuori. Bocchetti riceve. Difende la sfera. Fa correre Meloni. Ancora per Bocchetti. Palla errata di Napoli. E Bianca. Buddha di petto, lavora la sfera di là. Sale, ma perde la sfera Sportiello. L'ora rimessa. Viene incontro bene, ma colla in uscita. Poi Meloni, tocco verticale. Buddha, se ne va. Buddha, mano, punizione. Traversino, non passa. Ciolo di testa. La palla è per Di Napoli. Scalzi poggia dietro. Sportiello va avanti. Ciolo mette un piede. Arriva Lucci. Poi Di Napoli. Scalzi. Lucci col tacco, Di Napoli. Ancora Lucci, ancora Di Napoli. Arriva il pallone a Cardone, perde l'attimo. Recupera Scalzi, lotta con Meloni. Vince il duello Meloncello, ma poi c'è Cardone, ancora per Scalzi. Rientra col sinistro a giro. Traversino, salta secco, Campanile. Vada Buddha, sponda per Meloni. Vai, buona combinazione Real Madrid. Tocca ancora dentro per Buddha. Oh, signore, signore. C'è fallo in attacco lì, eh. Si continua. Poi ripartenza LSNG. Sportiello per Scalzi. Non salta Traversino. Cardone. Bello il pallone per Cardone che può prenderla. No. Bocchetti attaccato. Controllalo. Se ne va Bocchetti in mezzo a due. Poi ammazzato Lucci. Il fallo però è prima. Fuori subito, fuori subito. Caccerà Bocchetti da qua. Prova lui a giro, non male. Stavola. Sarà calcio d'angolo. Batte Meloni sul 2-1 di Real Madrid, che provano a raddoppiare il risultato. Palla dentro, secondo palo, salta bene Sportiello. Ciolo alza a caso, salta Passaro a vuoto, poi la prende, poi Siciliano, ancora Passaro in aria. Ottimo Mario, ancora. Rimessa Real. Raccoglie Ciolo, va con le mani, Buddha ginocchiata. Stavola! No, è traversa. Stavola! Vola! Meloni! La prende Cardone. Poi mette il corpo avanti Passaro. Poi ancora Meloni col tacco. Di nuovo per Passaro. Che alza la testa, va col mancino in mezzo! Bocchetti! Fuori! Di Napoli taglia il campo. Sbatte ancora su Bocchetti, gran prestazione lì in mezzo al campo per Dario Bocchetti, che è comunque nato difensore centrale, ma non male direi. Scalzi sbaglia, controtempo Positano, rimessa Real. Meloni con le mani, sceglie Buddha, arriva Passaro, il lancio di Positano non è che granché forte. E ancora Real la rimessa, che sta chiudendo l'LSNG nella sua metà campo. Praticamente è tutto il secondo tempo. Dentro Passaro di testa. Bocchetti gira, colpito Buddha.
che non ha perso il vizio di ogni tanto salvare occasioni pericolose delle sue squadre. L'ha imparato nel Wimbledon. Siciliano, Scalzi, arriva Meloni, girata per Positano. Cole chiude. Passaro, occhio che la perde, sta arrivando Cole, occhio al calciolo. Pino mette fuori. Poi palla alta. Messa giù da Sportiello, Scalzi nello spazio. Traversino, la ruba, la difende e sale ancora, trova un bel corridoio per Meloni, chiude Siciliano. Meloni dentro, svirgola Positano, la palla è alta, colpo di testa. Ok, va vicino, ok. Sportiello, la dà a Lucci, Scalzi, vince il duello, arriva Cole. Con sinistro sistema, Passaro. Sterza eternamente, Buddha non la prende, Bocchetti sì, Meloni. Dentro per Buddha, controllo, tiro, deviato. Meloni, ne sono tre in aria, traversino, l'1-2. Meloni tocca dietro al limite, calcia, alto, Passaro. Scalzi. Centrale, Pino viene incontro, prova l'1-2, Scalzi la ruba a Bocchetti, poi la serve a Sportiello. Scalzi ruleta. Vada. Campanile. Rimessa sua, si arrabbia anche, batte lui, Scalzi controlla, c'è Siciliano dietro, torna da Stavola. Sale Siciliano, sbaglia il tocco, Lucci col tacco. Di Napoli Lucci, ha un po' di spazio, arma il destro, largo. Traversino. Tocco per Meloni, 1-2, arriva Lucci, chiude il buco, no, Scalzi. Ne tiene due. Scalzi ancora, si allunga il possesso, poi arriva Passaro, tocco dietro, casuale, di Napoli, non calcia. Poi va da Campanile, mette dentro la sua terra, la palla passa, Pino! Che era Scalzi? Capito? Gol e quasi assist per Campanile. Rimessa per gli LSNG che stanno provando a risalire in avanti. Di Napoli manca l'aggancio. Siciliano, Sportiello la lavora, Scalzi va col mancino deviato qui a Pino in aria. Starace, calcio d'angolo. Ok Paolo, vai a mangiare, vai a mangiare. Sale Traversino, pressato da Pino, che riesce a mettere un piede sul pallone. Palla nuovamente a Pino. Altro duello. L'ultimo tocco stavolta è di Campanile. Con le mani Bocchetti, Buddha prova a prendere posizione. Siciliano se lo divora. Scalzi. La porta centrale, Cole chiude il buco. Sale Capitan Colella. Ciolo, arriva Sportiello altissimo, Scalzi di spalla, Siciliano 1-2, chiude il buco Traversino, un po' di spazio, sterza Traversino, arma il destro, prova lui, alta. Stavola, bello il pallone per Scalzi, controlla col mancino. Ritorna di là, Scalzi pennella, trova Pino, pallonetto, Starace. Ciolo, liberato Passaro, sbatte su Sportiello, rimessa Real, Ciolito con le mani, occhio una buona rimessa, infatti è una frusta. Sbagliano qua gli LSNG ma recupera bene Scalzi, contro due ora, testa bassa, qua di qua, salta secco Passaro, salta secco anche Bocchetti, mano no. Ok, zitto e torna. Traversino con le mani, gran numero di Scalzi, ma la palla è uscita poi. Poi ginocchio di Meloni, Lucci in uscita. Chiude Traversino.
Altra finta di corpo di Traversino che ora si ferma, attende qualcuno, lotta, non perde il possesso, ora sì, scalzi per Lucci. C'è fallo là, eh. E invece il pallone arriva a Buddha che fa 3-1, ma lì c'era fallo, C'è Kvar. 80 volte. Vediamo un po', convalidata la rete, Totonno ha deciso che l'intervento era regolare, allora 3-1 Real Madrid, gol di Buddha, 81 segnati su Enjor, qualche edizione ancora da recuperare di dati e statistiche, giusto Buddha, 81? 80. Qualche campionato col Wimbledon ancora da aggiornare, ci sono tanti gol per Buddha. Intanto Traversino ancora per Buddha, prova l'1-2, siciliano copre l'uscita di Stavola. Campanile sbatte, Di Napoli la trova, Scalzi, dentro Campanile, si gira e calcia. Esce il rinvio male però, Passaro al limite, Passaro ancora, Lucci lo ferma. E vada, occhio perché è sbilanciato il Real. Sbaglia il tocco Pino. Traversino, Pino recupera. Di Napoli col tacco, poi scivola. Cole. Sportiello. Verticalizza. Di Napoli colpito al pallone, sbaglia Bocchetti. Mette fuori. Prova Pino. Fuori. Scalzi va a recuperare questo pallone. Tranquilli, tranquilli con questo pallone. 1-2 con Cardone. Ancora Scalzi. Salta Meloni. Ancora Scalzi che va via. Poi però rimane qua. Poi cerca il pallone verso Pino che va a servire Di Napoli. Calcia sul ciolo. Buona azione. Vediamo un po'. Con le mani Campanile, anzi Sportiello, Lucci, così così, poi palla alta, Starace. Passaro mette il corpo avanti e ruba questo pallone, prova a lanciarsi a destra, ancora Passaro, sportellata di Lucci, l'arbitro giudica regolare, però Passaro è rimasto giù. Qua stavano pasticciando sia Stavola che Buddha però, eh. 120 secondi alla fine, Real stanno conducendo 3-1 il risultato, salirebbero a 6 punti in classifica agganciando mezza Silver, tutti a 6 punti nel girone della Silver League, come anche in Platinum ci sono tante squadre a 6 punti. Cole la tocca, attenzione Traversino, la palla non esce, tacco, Traversino, esce benissimo, ancora una volta. Bocchetti, esagera ma passa, ancora Bocchetti, cost to cost, fuori di nulla, super giocata. Ciolo, c'è una deviazione, poi Pino, Scalzi. Cardone, Lucci, palla Scalzi, lotta ancora contro Traversino che ruba la sfera, si è duellato tantissimo da questa parte di campo, qua Scalzi è scivolata, ok, a questa rimessa battuta dietro Pestarace che se la cava col mancino, Meloni di testa spizza, poi Lucci rischia tantissimo. Meloni la ruba, la sposta un po' di qua, un po' di là, ancora Meloni, poi si allarga, fa il giro dell'aria, tacco per Ciolo, cross deviato, ancora Meloni, la trova, c'è Buddha in aria, palla dentro Stavola, con le mani, Di Napoli, perde il duello col Ciolo, che va internamente e poi la perde. Cole in uscita,
di Napoli. Che comincia a piovere. Il tempo scorre, Cardone. Sportiello punta la porta alla sua terra, Starace. Finisce 3-1, Real Madrid vince contro gli LSNG, vanno a 6 punti in Silver League. Facciamo le interviste a Colella perché quando gioca nel Real Madrid è più importante sentire quello che succede fuori al campo e quello che succede dentro al campo. Allora Real vincono 3-1, la prestazione per me migliore in campo è lui, Roberto, migliore in campo. Il nice. Gol del 2-1 è stata una grande invenzione. Grazie. Allora Colle è salito a 6 punti, 2 vittorie, 2 sconfitte, una sconfitta. Quindi in piena corsa per il primo posto, perché i Golden devono ancora giocare e soprattutto hanno vinto 3 partite, ma tutta la Silver è una sconfitta come voi. Quindi il discorso è pensare ancora avanti, si pensa solo esclusivamente alla Pubblica. Noi pensiamo solo alla Pubblica ogni giorno, anche se non bisogna dire una parola che non sia d'amore, secondo me. Quindi sì, perciò parliamo sempre alla Pubblica. Senti, questi Real Madrid che ti stanno piacendo in questa stagione di Silver? Oggi siamo avendo qualche defezione, però. Va bene anche l'innesto Luca, sì, sulla fascia. Ci siamo compattati oggi, abbiamo fatto una buona prestazione alla fine, qualche calo di concentrazione, però andiamo avanti così. Oggi impeccabile il Colle, facciamo una dedica. Okay. Ah, la dedica la facciamo. Dobbiamo cambiare il nome. No, la pupilla porta sfortuna, quindi facciamo. Quindi non si chiamerà più pupilla. Alla prediletta che fa male a cuore, diciamo così. E allora, in bocca al lupo a Cole per questa avventura amorosa. Ragazzi, facciamo in bocca al lupo a Real Madrid che va a 6 punti. Ringraziamo Starace per aver mantenuto la gamba. E il traversino migliore in campo. Ciao, Traversino.